Ciao a tutti, oggi si parla di un argomento che io adoro, e cioè i tatuaggi, perché sì, ne ho fatto un altro, e se mi seguite ovviamente su Instagram lo avrete già visto, e vi lascio qui anche questo video che avevo fatto qualche mese fa, in cui progettavo insieme a voi con il disegno digitale questo mio prossimo tatuaggio, come avrei voluto appunto che fosse più o meno, con poi tutte le varie modifiche apportate dal tatuatore. E quindi più o meno sì, ho fatto quello, e ora però ve lo farò vedere. E prima di iniziare però vi ricordo appunto di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, e di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, perché lì veramente posto quasi tutti i giorni. E quindi sì, ho fatto un nuovo tatuaggio e ho scelto l'avambraccio, come si vede anche dall'anteprima del video, che di fatto poi le braccia sono una parte del mio corpo che io non ho tatuato, a parte questa scritta appunto sul polso, che si può neanche forse definire tatuaggio. Per il resto non ho tatuaggi sulle braccia, nonostante io ne abbia un bel po'. Anzi, vi lascio qui nelle schede anche tutti i vari video che ho fatto sull'argomento tatuaggi e piercing, se vi interessa appunto vedere quello che ho addosso. Però ecco, le braccia non sono tatuate perché, non lo so, è una parte del mio corpo che secondo me non esalta i tatuaggi, perché ho le braccia comunque magre. Sono sì toniche, perché non ho la ciccetta che balla, come vedo anche a diverse altre youtuber anche più giovani di me. No, a me non balla, e sono toniche, però sono magre, e quindi dopo secondo me non valorizzano i tatuaggi, magari quelli anche con dei bei disegni. Però questo l'ho voluto fare sull'avambraccio perché lo voglio vedere spesso e mi piace vederlo, guardarlo spesso. Io ancora mi sorprendo quando, ogni volta che si fa un nuovo tatuaggio, qualcuno, c'è sempre qualcuno che ti fa la classica domanda: ma se poi te ne penti? Ma allora, io ormai ne ho un bel po' di tatuaggi addosso e sinceramente non mi pento di nessuno. Io sono dell'idea che se un tatuaggio viene fatto per celebrare qualcosa, un evento, un fatto, comunque qualcosa di importante, o comunque viene fatto per imprimere sulla pelle anche un valore, un qualcosa che comunque per noi è importante, non potrà mai stancare, perché è comunque qualcosa di bello, di positivo, no? Ora ovviamente se uno fa un tatuaggio perché c'è quel trend in quel momento, c'è quella moda in quel momento, magari sì, può anche stancare, ma per quanto mi riguarda io l'ho sempre fatti perché hanno un significato e quindi a me non stancano. Questo soprattutto per me è importantissimo perché celebra la fine degli esami universitari, che veramente io mi sto portando avanti da una vita, e per me è un traguardo molto molto importante a cui tengo tantissimo, ho sempre tenuto tantissimo all'università, e quindi nonostante tutti i vari problemi che ho affrontato nei vari anni, io ce l'ho fatta e l'ho voluto mettere sulla pelle. Ora ovviamente, come tutti i tatuaggi, può piacere come può non piacere, però per me è importante il significato. Il tatuaggio in questione è questo, e io ho voluto ispirarmi al mondo Disney, che io adoro in tutte le salse, e in particolare questo l'ho voluto dedicare ad una frase che per me è molto importante, che ha pronunciato Walt Disney: "If you can dream it, you can do it." E secondo me è una frase semplice, ma che ha il suo significato, soprattutto per quanto mi riguarda, perché veramente io ho attraversato tantissime difficoltà in questi anni, però non mi sono mai arresa. E secondo me celebrarlo unendoci anche tutto il mondo Disney, che comunque per me è importante,
per me appunto è un tatuaggio bellissimo, mi piacciono tantissimo tutte le varie, diciamo, gli highlights che ci ha aggiunto il tatuatore, l'effetto glitter come io volevo e questo effetto appunto di acquerello. Insomma, è un tatuaggio molto semplice, che però ha un significato grandissimo per me. E io sono contentissima di averlo fatto e non mi stancherò mai di guardarlo. E niente, per me è bellissimo. Ora io sto pensando ovviamente al prossimo, perché il prossimo grande traguardo, che poi non è che sarà anche tra moltissimo tempo, sarà la laurea. E lì proprio c'è la celebrazione proprio della fine di questa cosa e quindi sto pensando al prossimo soggetto. E a me piace tantissimo disegnare questi tatuaggi, poi ovviamente verranno modificati dal tatuatore, perché io non sono una tatuatrice, quindi tante cose tecniche o comunque trucchi dei tatuaggi non li conosco, quindi io disegno quella l'idea che ho in mente. Però mi piace tantissimo perché è vero che ogni tatuaggio è personale e ogni tatuaggio è unico, però in questo modo diventa veramente mio, mi rappresenta veramente tanto, perché io sì, posso spiegare a voce al tatuatore quello che voglio, però se lo metto su un foglio e glielo faccio vedere forse capisce meglio. E quindi niente, mi piace tantissimo progettare i miei tatuaggi. E penso che farò così per sempre. Quindi sì, già sto pensando al prossimo, ma io credo che con i tatuaggi è inevitabile che quando inizi e fai il primo, poi ci prendi gusto e non ti fermi più e ti piace farne sempre di nuovi. Almeno per me è così. Sarà che io adoro il disegno, adoro l'arte, adoro appunto tutto ciò che è artistico, fantasioso. I tatuaggi per me sono un'arte bellissima e adoro anche il mio tatuatore perché è veramente molto molto bravo e si vede proprio che ha la passione per questo lavoro e per come tratta il cliente, ma anche per come tratta la pelle e mi piace tanto. Comunque, detto questo, fatemi sapere se vi piace il mio nuovo tatuaggio e oppure se secondo voi è stupido, inutile, insignificante, brutto, perché a me piace tantissimo. Ovviamente ci vediamo al prossimo video e grazie per aver guardato questo e condiviso con me questo momento importante per me, per la mia vita. E niente, al prossimo, ciao!